Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi sono qui per portarvi appunto questo nuovo video parlando di Milan, calciomercato e della società rossonera. Oggi parlerò soprattutto dell'addio di Shaarawy, che mi dispiace molto, e delle piste calde del Milan. Parliamo di Pizzer, parliamo di Romagnoli e di Zlatan Ibrahimovic. Vorrei incominciare parlandovi di Stefano Shaarawy, che ha abbandonato la società rossonera. Oggi farà le visite a Monaco alle 16. È passato a Milan per 16 milioni di euro, una buona plusvalenza, ma io ovviamente, a me dispiace moltissimo, ricordo le sue stagioni, ricordo le sue giocate, un giocatore che mi ha sempre deliziato e impressionato. Ricordiamo i primi due anni molto buoni e poi purtroppo un calvario per lui, mi dispiace, ha problemi al ginocchio, problemi fisici, l'hanno bloccato e lo sappiamo tutti ragazzi, ha avuto un infortunio e non ha potuto quasi mai giocare, ha giocato pochissime partite questa stagione, realizzando comunque 3 gol, quindi mi dispiace per lui e gli auguro una buona fortuna in Francia, che possa far bene. E niente, però adesso il Milan deve ripartire. Abbiamo fatto comunque bene a cedere un attaccante, uno degli attaccanti, forse partirà anche Suso, che è molto richiesto in Spagna, perché abbiamo troppi attaccanti. Quindi ci abbiamo fatto una buona plusvalenza, 16 milioni alla fine non è malissimo, cioè poteva andarci peggio. E adesso puntiamo a Romagnoli, Ibrahimovic e Witzel, come ho detto in precedenza. Parliamo della questione Witzel, ragazzi. Milan adesso nelle ultime ore dicono che offrirebbe Jeremy Menez come contropartita per abbassare le pretese dello Zenit, che chiedono 30 milioni. Quindi Jeremy Menez per me può valere abbastanza, 15 milioni, 12-15 milioni. Più altri 15 milioni si potrebbe fare, spero, per Witzel. Adesso bisogna chiarire anche con il giocatore, cosa il futuro del giocatore, se vuole rimanere oppure vuole andare al Milan, tutto si dovrà ancora vedere. Comunque queste sono le ultime novità. Invece della questione Ibrahimovic, Blanc avrebbe blindato il suo giocatore, avrebbe detto che nella stagione 2015-2016 era già scontato che rimanga. Per me è una tattica, ragazzi, infatti lo stavano anche dicendo i giornali, ma io l'avevo capito da solo. E il Milan è pronto all'assalto finale ad agosto, sicuramente. Questi giocatori, ragazzi, sono difficili da acquistare, ci vuole molto molto tempo e molta molta calma e pazienza. Quindi Ibra non si sa. Vediamo, ragazzi, io spero che venga. Spero, però tutto si vedrà. Ragazzi, invece riguardo alla questione Romagnoli, non ci sono novità, anzi sì. Il Milan era partito da un'offerta di 18 milioni rifiutata subito dalla Roma, un secco no. Poi siamo passati a 20, 18 più 2 di bonus. Adesso il Milan offrirebbe 20 milioni più 2 di bonus, quindi 22 milioni alla Roma. Vediamo cosa dice la società. Per me Giove probabilmente ha dato l'ok al trasferimento, poiché anche al Milan guadagnerebbe molto molto di più. Alla Roma mi pare che guadagna sui 500.000 euro, al Milan guadagnerebbe 1,5 milioni, che non è pochissimo per un classe 95. Dalle sue grandi doti io lo vorrei, però non offriamo troppo, ragazzi, non troppo. 22 milioni sono troppi, ragazzi, sono troppi. E niente, ditemi la vostra su queste piste calde, poi sull'addio di Stefan, che mi dispiace molto. E niente, lasciate un bel like a questo video, iscrivetevi se non lo siete già. Io vi mando in un prossimo video, che non so quando sarà. Io vi saluto, bella.